Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, siamo qua allo stand di Samsung, abbiamo del Samsung Galaxy A7 e del Samsung Galaxy A5 per un mini confronto al volo, poi lo vedremo meglio fra un mesetto o due. In ogni caso, come sempre, prima di cominciare lasciate un bel mi piace al video, condividete e iscrivetevi al canale. Parliamo delle caratteristiche. Allora, per il Galaxy A7 abbiamo un display a 5.5 pollici Full HD Super AMOLED contro un 5 pollici HD Super AMOLED per il Samsung Galaxy A5, quindi definizione sicuramente a favore del Galaxy A7. Veramente il display di questo A7 è interessante, molto interessante. Le fotocamere invece non differiscono, in quanto per entrambi abbiamo una 5 megapixel anteriore e una 13 megapixel sul retro. Intanto potete notare come anche il design sia identico, cambia soltanto lo spessore, che è addirittura inferiore sul Galaxy A7, in quanto è di 6.3 mm contro i 6.8 mm del Galaxy A5, anche se il Galaxy A5 ovviamente è leggermente più leggero. Anche il processore cambia finalmente, perché qua sul Galaxy A7 abbiamo un processore Octa-Core Snapdragon 615, un quad-core da 1.5 più un quad-core da 1 GHz e 2 GB di RAM. Qua invece abbiamo lo Snapdragon 410 da 1.2 GHz, quad-core con 2 GB di RAM. La memoria per entrambi è 16 GB espandibile. Per quanto riguarda le batterie, 2600 mAh contro 2300 mAh. Forse da questo punto di vista vincerà il Galaxy A5, perché le batterie non differiscono di molto e il processore è decisamente più energivoro sul Galaxy A7. Se avete altre domande al volo, fatemele pure qua nei commenti. Vi posso dire che sono entrambi due telefoni interessantissimi. La 5 l'ho già recensito e la 7 ripeto che a brevissima va bene in Italia e quindi anche sotto la mia lente. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nei prossimi video. Un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile. Ciao!